un problema. L'insonnia è un disturbo del sonno e io ci ho fatto uno shooting. Vi siete mai chiesti come sono le foto che state vedendo? Sono state scattate esattamente dopo fare queste foto. Luglio e agosto sono stati due mesi estremamente caldi. Le foto che state vedendo sono state realizzate da me. That's me. You're probably wondering how I ended up in this situation. Questo sono io, Ken, fotografo e TikToker per un anno, e oggi vi racconto un po' di cose che ho capito a riguardo partendo dalla mia esperienza. Prima di cominciare a parlarvi di TikTok, vi do un breve background su chi sono, perché magari siete stati catapultati per la prima volta su questo canale e ovviamente vi starete chiedendo: ma chi è che sta parlando? Sono Ken, ho 21 anni e faccio fotografie da 5 anni, praticamente sempre tutto da autodidatta. Ho cominciato con la street photography e dopodiché sono passato anche alla ritrattistica, misto a fashion. E ho una particolare attrazione per il mondo musicale. Ma ora possiamo cominciare a parlare di TikTok. TikTok è una piattaforma video dove ci sono i balletti con le musichine, ok. Poi però c'è anche un'altra parte dell'intrattenimento, quella a cui piacciono soprattutto i comici, perché si possono fare delle battute belle, ok? Ma diciamo che la cosa è anche evoluta per quanto riguarda lo storytelling. Si possono creare letteralmente dei video dove si raccontano delle storie. E come abbiamo visto nell'ultimo periodo, abbiamo visto anche una campagna elettorale basata su TikTok per i cosiddetti giovani. Bene, ok, però TikTok è anche oltre. TikTok innanzitutto è una piattaforma video preferibilmente verticali. Dopodiché c'è la possibilità di pubblicare video di 15 secondi, 1 minuto, 3 minuti, nell'ultimi mesi anche 10 minuti e così via. E, diciamo, aspira a diventare sempre di più ad essere un motore di ricerca, come YouTube. TikTok presenta fondamentalmente due pagine, quella dei seguiti e quella dei per te. Per quanto riguarda quella dei seguiti, come dice la parola stessa, ti mostra soltanto i video delle persone che segui. Mentre per quanto riguarda i per te, sono, diciamo, una serie di video random, super casuali, che in realtà l'algoritmo mette apposta in ordine proprio per te. La soglia di attenzione, la ricerca di attenzione, insomma, attenzione è sicuramente la parola chiave che descrive al meglio ciò che è TikTok. Ho installato TikTok in un sabato sera del luglio 2021, giusto perché, si fa per dire, l'ho fatto per il meme e, insomma, effettivamente ho sempre sperimentato social network e TikTok era quel grandissimo elefante in mezzo alla stanza che continuavo imperterrito a ignorare. Il mio approccio è stato molto semplice e molto lineare. Non so cosa ci faccio qua sopra, non so perché ci sono qua sopra e all'inizio effettivamente i video non erano un granché. All'inizio l'algoritmo ai tempi confermava tutti i bias che c'erano attorno a TikTok, da chi TikTok non l'aveva mai utilizzata prima d'ora. Quindi c'erano video divertenti, ma che sono semplicemente stupidi, balletti, challenge e poco altro. Il mio intento è stato quello di educare l'algoritmo di TikTok, quindi andavo a cercare la parola fotografia, andavo a cercare l'hashtag photography e mettevo like ai video che parlavano di fotografia, no, giusto per dire questa cosa mi piace, e poi ovviamente anche cose un attimino più laterali tipo videomaking, cinematographer o cose così, insomma. E mi ci sono volute sostanzialmente 2 settimane per educare l'algoritmo e non farmi consigliare più soltanto una cozzaglia di video super virali con 3 milioni, 5 milioni di like, un botto di visualizzazioni tipo 50 milioni, ma cominciare a sicuramente consigliare dei video un attimino meno popolari, ma molto più attenenti alle mie preferenze. Una volta che si pubblica un video su TikTok, il primo video su TikTok, la probabilità di essere visti è decisamente maggiore rispetto a quella che è presente su YouTube. Quindi le persone che vi guardano e magari utilizzano TikTok in maniera formalmente passiva, commentano rispetto a ciò che hanno visto. E ciò che hanno visto sono 15 secondi, 20 secondi, 1 minuto, 3 minuti. E diciamo che anche per quanto riguarda TikTok, se non mi sbaglio, c'è un limite dei caratteri a 150. E diciamo che la sezione commenti non è che sia proprio, beh, fa schifo.
Crearsi un personaggio secondo me è fondamentale, perché sì, la retorica del essere se stessi davanti alla camera è una cosa bellissima, certo, però una volta che sai che i commenti sono limitati ad un certo numero di caratteri, una volta che sai che comunque i commenti stessi sono molto polarizzati tra il è bellissimo e il fa schifo, diciamo che secondo me conviene 100 volte meglio crearsi il personaggio, capire cosa si vuole comunicare, soprattutto come lo si vuole comunicare, e dopodiché lasciarsi che l'odio scivoli come l'olio sul personaggio e non sulla persona. È un concetto estremamente difficile e delicato, ma spero che questa cosa venga colto soprattutto dalle persone alle prime armi con i social network e soprattutto in video. Arriva il momento in cui, dopo aver sperimentato, c'è quella cosa che funziona meglio degli altri. Bene, ottimo. Sicuramente per quanto riguarda il concetto di attenzione si insiste su quella cosa che ha funzionato. Ottimo, benissimo. Ma se quella cosa dovesse funzionare meno per quanto riguarda il prossimo video? Oppure sarà un successo notevole? O sarà un flop clamoroso? E se quel successo del primo video invece era soltanto randomico, a caso, e tu non hai la più pallida idea di come ci sei finito lì tra i virali o insomma video che hanno fatto il loro buon risultato? Insomma, cosa si fa? Come si fa? L'ansia da pubblicazione è un fenomeno che avviene ovunque, anche nel mondo tradizionale composto di cinema, teatro, musica e altre espressioni artistiche. Però, se per quanto riguarda ad esempio la musica, per realizzare un album ci vogliono materialmente dei mesi, anni per creare della musica, per quanto riguarda TikTok la situazione è leggermente differente. Perché se ad esempio parliamo di YouTube, ci si può comunque permettere di assentarsi per qualche mese, tipo quello che ho fatto io, e comunque apparire e comunque far vedere il proprio prodotto. Per quanto riguarda TikTok la questione è totalmente diversa, perché come abbiamo detto all'inizio il 98% del traffico si basa nei per te, e per apparire nei per te devi essere costante. Ma costante non significa una volta al mese, una volta ogni 2 settimane, no, costante significa tutti i giorni. C'è stato un periodo addirittura in cui i social media manager dicevano pubblicate tra i 3 e i 5 video al giorno, e infatti poi abbiamo visto cose poco sostenibili della quale si lamentavano tipo cantanti, no? Diciamo che per quanto mi riguarda la sostenibilità la trovo in 2 video a settimana. Se sono 3 video alla settimana, meglio. Però oltre a quel numero non mi voglio spingere. Ma ritornando al punto, se dopo il successo del primo video non ho neanche il tempo di metabolizzare che già devo pensare al prossimo video, effettivamente io che cosa devo pubblicare? Perché, ok, ho capito che nel primo video ha fatto successo grazie a questo elemento, questo, quell'altro, però allo stesso tempo io non sono sicuro se il secondo video farà esattamente lo stesso successo del primo video e se mantiene un asticella, diciamo, qualitativa di intrattenimento o appunto soltanto qualità visiva del primo, o se è stato semplicemente tutto randomico e sto surfando su un'onda di incertezza, e tutte queste domande vengono dalla sindrome dell'impostore. Insomma, che cosa devo fare? E a queste domande c'è chi compie una scelta e chi un'altra. C'è chi effettivamente dice no, questo video non rispetta gli standard qualitativi del primo e non lo pubblico. Addio, la storia finisce lì. C'è chi invece compie un'altra scelta e dice, magari anche consapevolmente, sì, questo video è inferiore rispetto al primo, però intanto lo pubblico, il mio l'ho fatto. Ed effettivamente i numeri non sono ciò che ti descrivono, ma questo è un concetto reiterato, super abusato, e vabbè, ok. Ma quello che voglio dire è che, soprattutto su TikTok, i numeri non sono una cosa dalla quale possiamo controllare effettivamente. Se il 98% del traffico avviene dalla pagina di per te, come possiamo effettivamente noi controllare l'algoritmo? Certo, c'è un livello di, come dire, essere scaltri per pubblicarlo nell'orario giusto, nel target giusto, nel giorno, insomma, cose giuste. Però c'è anche da dire che il compito del creator su TikTok è quello di creare. D'altra parte, vedere questi video programmati di successo alle persone nel lungo termine
non piacerà. E poi alla fine non piacerà nemmeno a te, perché alla fine fai sempre la stessa cosa. Bene o male, come ho detto inizialmente, su TikTok ho avuto un approccio piuttosto sperimentale. Quindi nel mese di luglio 2021 ho pubblicato un video alla settimana e diciamo che all'inizio consideravo la piattaforma di TikTok uguale, identica a quella dei Reel su Instagram e quella dei Shorts su YouTube. E penso di averlo detto anche in un video qua su YouTube. Bene, errore grossolano, ma è nella vita. E diciamo che quel mese è stato molto utile per capire effettivamente vari piccoli dettagli di differenze, cose positive, cose negative rispetto ai Reel e rispetto ai Shorts. E questa è una grande lezione. Non andate mai a giudicare cose se non l'avete mai visto voi in prima persona, anche se sembrano simili tra una cosa e l'altra. Mai. Però, diciamo che per quanto riguarda il primo video, penso di aver pubblicato un video con 800 visualizzazioni, il secondo 500 e il terzo 1200 visualizzazioni. Questo terzo video era praticamente un collage di clip registrate a Firenze in una settimana. Bene, è una cosa orrenda, dico orrenda, che è praticamente la traduzione di quello che vedevo fare nei Reel, però lo pubblicavo su TikTok. Audio bruttissimi, orrendi. Compresi. Il fatto che TikTok non sia uguale ai Reel lo si può evincere anche dalla lettura dei numeri. 1200 visualizzazioni su TikTok sono una cosa completamente differente, diversa da 1200 visualizzazioni sui Reel, sia per il tipo di traffico generato, sia per quanto riguarda l'engagement e cose di questo genere. Però posso dire effettivamente di poter individuare una data ben specifica per quanto riguarda il mio vero inizio di avventura su TikTok. Ed è il 31 luglio 2021. Non perché effettivamente abbia pubblicato un TikTok, ma perché c'è stato un avvenimento piuttosto importante, oltre ai tuoni e fulmini che stanno cadendo in questo momento. Ovvero sia, è uscito un album di Billie Eilish, l'album di Billie Eilish, Happier Than Ever, e dove all'interno c'è una canzone che si intitola Everybody Dies. Ora, in questa canzone c'è un concetto alla quale sono molto legato soprattutto per un fatto successo all'interno del 2021 e dalla quale lo volevo esprimere in qualche maniera. Io appassionato di musica, a me che piace ascoltare musica, io che faccio foto, a me che piacciono le foto, ho pensato, bene, c'è una foto nello specifico nella quale ho bisogno effettivamente di dire questa canzone e questa foto per me sono allo stesso livello e devono coincidere. E quindi l'ho fatto su TikTok. TikTok mi è sembrata la piattaforma migliore perché semplicemente applicazione, piattaforma dove c'è musica, applicazione, piattaforma dove si può fare storytelling e quindi ho detto bella lì. E diciamo che quel video ha fatto un po' di visualizzazioni, più di 1200 visualizzazioni. Partito con 5.000, 10.000, 20.000, 30.000, in due notti è arrivato a 60.000 visualizzazioni. Io che l'ho pubblicato ad un orario totalmente random, con 4 hashtag che credo, non mi ricordo, insomma parlavano di fotografia e di Billie Eilish. Perfetto, bellissimo. Quella cosa ha funzionato per 60.000 persone. Una volta che ho capito quale tipologia di video può funzionare su TikTok, una volta che l'ho esperienziato effettivamente sulla mia pelle, mi sono detto, agosto, cosa faccio? Agosto è stato un mese estremamente caotico, ho registrato veramente in maniera super random, cercando di raccattare un attimo quello che avevo capito, ma sempre con quest'ansia da pubblicazione incredibile, e diciamo che però me la sono passata. Ma sicuramente per il mese di settembre, anche per un po' di impegni che si erano fissati all'interno, mi ero detto, bene, serve una regolarità, per forza di cose. Proviamo con quindi questi 2 video a settimana, 3 video, vediamo come va. E questo è praticamente ciò che consiglio alle persone. La costanza prima di tutto. Se è una costanza sostenibile, fate quello che riuscite a fare. Magari, ecco, un video alla settimana, forse l'algoritmo non vi premierà più di tanto.
io su TikTok parlo delle cose che faccio. Ergo, se è un periodo in cui produco tanto, allora ci sono tante cose di cui posso parlare. Se è un periodo in cui produco meno, allora anche il contenuto viene un pochettino a mancare. E diciamo che io ho avuto la fortuna di trovare questo format e formato di video nella quale mi posso giostrare molto bene e soprattutto vedere che altri formati di video simili ad essa funzionassero più o meno allo stesso modo. E quindi ora in questo momento ho un mazzo di carte dalla quale posso pescare e dire: bene, prendo questa serie di fotografie o una singola fotografia e ne parlo in questo modo o in quest'altra maniera, e bene o male è più o meno tutto prefabbricato, ma ovviamente con tante variazioni di mezzo. Però non sempre la situazione è rose e fiori. Ci sono periodi in cui produci meno, tipo quest'estate che stavo facendo il sito web piuttosto che organizzare shooting e andare fuori a fare street con 40 gradi sotto l'ombra. E quindi che cosa si fa esattamente? Quello che ho fatto io è stato semplicemente guardare i trend del momento e da lì poterli declinare nella mia maniera, parlando di me, parlando della mia fotografia e così via. Il format non lo inventi. Certo, ci puoi provare in tutte le salse possibili per essere l'originale, ma alla fine dei conti stai andando a copiare inconsciamente qualcuno, mi spiace, però è così la vita. Ma questo non è esattamente un male, perché alla fine quello che faccio io lo possono fare tutti. Raccontare della propria esperienza mentre si fa una foto è una cosa che possono fare tutti, perché alla fine l'esperienza è la propria. Raccontare ciò che si è pensato, raccontare ciò che si è ascoltato durante lo scatto di una fotografia o in fase di post-produzione, certo, è una cosa che possono fare effettivamente tutti. Ciò che ti distingue dalla massa sono le piccole chicche. Per quanto mi riguarda, sono i sottotitoli in arancione, la maglietta nera, lo sfondo bene o male sempre sull'arancione, cose di branding, diciamo. Poi per quanto riguarda le call to action, di solito il 90% dei video finiscono con: qual è la tua foto preferita? Dimmi nei commenti cosa ne pensi, e cose di questo genere, insomma. E sono queste piccole chicche che ti fanno sentire a casa in un TikTok rispetto a un altro TikTok di un altro TikToker. E diciamo che sono questi i piccoli elementi che ti portano a definire un format e ti fanno stare un attimino più lontano e indipendente dai trend tipo veloci che arrivano e dopo 3 giorni è già vecchio. E con questo è veramente tutto. Non so quanti mesi ci ho impiegato per scrivere questo video, non so quanti mesi ci impiegherò per montare questo video, ma spero che vi sia piaciuto e soprattutto vi sia stato utile. E un'ultima cosa: questo video si basa sulla mia esperienza, ovvero sia, è stato scritto, è stato registrato pensando a quello che ho vissuto io come creator e utente che vede video di gattini e capibara nell'ultimo anno. Però se la vostra esperienza è stata differente perché avete visto video di cani e di cinghiali, magari la vostra esperienza è stata totalmente differente, e allora raccontatemela nei commenti.